Buonasera signori, ben trovati ad una nuova puntata di Musica Cult, Stra Cult. Allora, innanzitutto inizio con una precisazione dal punto di vista discografico. Poi non fate caso a questo croma key che in effetti mi sposta un bel po' i capelli, me li taglia proprio. Voi vedete che è una sorta di coppola, ma in realtà i capelli sono molto più ben pronunciati, c'è anche un ciuffo e tutto il resto, ma spesso viene tagliato da questo cacchio di chroma key, che sarebbe questo effetto che mi toglie lo sfondo in automatico. Vabbè, una precisazione tecnica. Allora, io parlerei oggi di questo disco qui. Questo disco qui, di cosa si tratta? Memphis Lim e Willie Dixon insieme live a Parigi, Jazz in Paris, ok? Ma questo disco, tra l'altro sponsorizzato anche dalla Gitan Jazz Production, è lo stesso disco cui, ovvero Baby Please Come Home, Memphis Lim, Willie Dixon in Paris. In realtà è lo stesso disco che è uscito in periodi diversi. Questa è una ristampa che è uscita nel 1996, è quella, diciamo, tra le più recenti di quelle rimasterizzate e passate in CD. Poi nel 2000 e qualcosa, nel 2000-2001, uscì anche questa versione molto più carina. Io guarda caso ce l'ho tutte e due, perché i dischi, come ripeto, vanno acquistati, con un bel libricino dentro. I brani sono gli stessi, la registrazione è la stessa del 1963 al Trois Mallets. Diamo anche una specifica tecnica, e è un po' un resoconto di tanti blues standard degli anni, fine anni 40, anni 50 e primissimi anni 60. Willie Dixon e Memphis Lim hanno molto a che fare con l'Europa, perché Memphis Lim si trasferì proprio a Parigi. Lui passò dagli Stati Uniti, andò a Parigi e rimase lì per anni, quindi fece una seconda base proprio in quella che era la Paris degli anni 60, in questi locali fumosi dove il jazz andava tantissimo, perché nelle grandi capitali mondiali il jazz funzionava bene, soprattutto nelle capitali di tipo anglosassone o europeo, comunque diciamo che avevano l'idioma inglese oppure erano collegati comunque con l'Europa, andavano moltissimo queste band. In questo caso era un trio ridotto a all'osso, con Memphis Lim, leggo malissimo ragazzi, non c'ho gli occhiali oggi, non li ho messi e purtroppo questo è un problema. Memphis Lim, voce e piano, come ben sappiamo. Willie Dixon, che ce lo ricordiamo perché abbiamo fatto un sacco di storie legate a Willie Dixon, anzi ce l'ho ancora qui, il Dixonary, di cui abbiamo già parlato, che ve l'ho consigliato, al contrabbasso giustamente, e c'era Philip Campbell alla batteria. Questo trio, secondo me, molto 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 importante, fece cose belle in Francia. Memphis Lim rimase lì proprio come pianista blues, e Willie Dixon girava molto, perché vi ricordo che quello era il momento importante della Chess Records negli anni 50. Willie Dixon era quello che prendeva tantissimi diritti, perché la stragrande maggioranza delle canzoni che uscivano dalla Chess Records, della Chicago Blues, appunto di quegli anni di cui abbiamo abbondantemente ed esaustivamente, penso, parlato nei vari video che abbiamo fatto, lui prendeva parecchia pecunia, argent, dinero, soldi. E questo disco rappresenta un po' quelli che erano le tendenze musicali dei primi anni 60. Erano pezzi modaioli, innanzitutto, diciamo, ok? Il brano in tutti e due gli album, quindi sia in quello della Gitan Jazz Production che è uscì nel 2000, che è quello di Baby Please Come Home, Digital Blues Classic, della Battle e della Universal, quindi capite, Universal, ecco, dopo loro cercavano di raschiare il barile già con la musica colta negli anni, nei primi anni 2000, fine anni 90, anni 2000, l'Universal. Questi due album qui costituiranno parte dell'antologia blues che arriverà in Europa proprio in quegli anni, è secondo me molto interessante. Da Baby Please Come Home, che è un brano che abbiamo risentito penso in tutte le versioni da centinaia di artisti, che ormai ci ha rotto anche un po' le scatole sto pezzo, tutti fanno questa canzone e basta, peggio di Benish Boy, I'm Your Hoochie Coochie Man. Però sono pezzi che sicuramente molto molto interessanti. C'è Pigalle Love, questo è un blues che ha l'odore parigino, Pigalle, non arriva proprio direttamente da quella che era la discografia originale statunitense.
Ci sono molte improvvisazioni, chiaramente è tutto ridotto all'osso, contrabbasso, batteria ridotta anch'essa, rullante, cassa, un tom, un charleston, un crash, poco altro, nient'altro anzi, pianoforte e voce. Stop, ma c'è un bel coinvolgimento del pubblico perché è stato registrato le tue amalie che non era sto grandissimo posto. Non era né una piazza, non era manco un teatro, era un locale fumoso, carino, ma neanche tanto grande. Quindi sentirete gli applausi proprio delle persone che stanno attaccate al piccolo palco. Quindi quell'atmosfera un po' degli anni 60 parigini viene fuori da questo grande disco. È un disco che voi ritrovate, anche se la versione originale è del 63, lo ritrovate in una di queste due ristampe che io vi consiglio. Poi di questa collana dell'Universal, marchio Battle, e trovate anche Muddy Waters live, trovate un sacco di altri artisti blues, quindi occhio che in giro c'è veramente tanta roba, ok? Alla prossima puntata.